pesce azzurro è pieno il mare. Ma di pesce azzurro è anche piena la costa, signora. Ci sono ben 5 ristoranti. Sì, uno a Milano Marittima. A Rimini. A Cattolica. A Fano. E a Senigallia. E noi tutte le settimane partiamo da un pesce azzurro e andiamo a conoscere meglio il nostro mare, signora. Sì. Dove abbiamo mangiato questa settimana? Al ristorante pesce azzurro di Rimini. E dal pesce azzurro di Milano Marittima siamo andati a visitare che cosa? Le saline di Cervia, bellissime. Belle, 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 pieno di volatili, interessantissimo. Sì, 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 di volatili ne è pieno il cielo. E allora, pesce azzurro, show, show! Siamo sul lungomare di Rimini. Qui di fronte a noi c'è il ristorante pesce azzurro e allora andiamo! Andiamo! Avete detto che venivate in Riviera, io parto subito per la Riviera, sono sempre pronta, mi dà sempre piacere venire qua in sempre Riviera. Sempre pronta, brava signora, brava. Buongiorno. Siamo in compagnia anche del bagnino. Sì, io mi chiamo Silvano. Silvano. E faccio il bagnino nella spiaggia di Rimini Miramare. Ah, che bello. Come bello. Si chiama? Adesso sta zitto. Chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Mi chiamo Bagni Silvano, la mia spiaggia si chiama Bagni Silvano. Bene, bene. Senti, quindi possiamo fare una bella chiacchierata adesso e sì, facciamo una bella chiacchierata. Sì. Adesso però che si mangia, fatemi il favore, state zitti tutti e tre, sì. Che quando si mangia bisogna stare zitti. Altrimenti vi prendo tutti e tre, vi porto col moscone all'altro e vi do impasto in piragna. Va bene. Va bene. In piragna nell'Adriatico, scusa. Adesso sta zitto. Con chi ce l'ha? Con chi? No, adesso lo dico, vi do impasto in piraglia. Va bene. Mangiamo. Allora mangiamo zitti in silenzio. Sì, vabbè, ma sì. Ci sono i piragni nell'Adriatico. Allora ho detto di stare zitti, per favore. Vabbè, iniziamo come? Con Jeffy, con cosa iniziamo? Abbiamo una splendida peperonata di pesce. Buona la peperonata di pesce, buona. Che pesce è, signora Rosa? Di lei che è esperta di tutto quanto. Secondo me sta è zitto. Pesce di mare. Ah, pesce di mare. Adesso sta zitto. È un pesce che hanno pescato qui nel mare Adriatico. È un pesce azzurro, lo sgombro. Sgombro, signora. No, sono contenta per lui, poretto. Buonissimo. Buono. Allora non ci siamo capiti, ho detto di stare zitti mentre si mangia. Va bene. La gita nella salina di Cervia prevede anche una fantastica escursione in barca. Che bello, è sempre bello andare in barca. C'è l'arietta, senti che bel clima oggi, una bella aria fresca. Ecco, e prevede anche l'uscita, signora, sì. Con il presidente, è sempre qui, sempre sulla barca. È il presidente della salina, è il presidente dell'ente della... salina, come della riserva. Delle... Parco. Parco, delle parco saline, della salina. Parco della salina di Cervia, sale dolce. Allora, chiediamo al presidente, questa barca non è una barca normale, questa qua, vero? Che barca, come è alimentata questa barca? Questa è una barca che funziona con energia elettrica, perché noi siamo molto ma molto attenti all'ambiente, quindi non facciamo nessuna emissione di gas nocivi dentro il nostro parco. Capito, signora, qui non si emettono gas, capito? Non si emettono gas. Non c'è nessun tipo di gas. Ecco, invece abbiamo qui con noi la Letizia che ci spiegherà invece come funziona la gita in barca, quanto dura, dove ci porta, cosa andremo a visitare. Bene. Allora, noi siamo sul canale circondariale, che è il canale che sta attorno alla salina, quindi sta attorno a tutti i bacini dove poi si va a fare effettivamente il sale, ed è molto importante perché questa salina è grande un terzo del territorio comunale, sono 827 ettari e dovete considerare che è tutta acqua, acqua salata, e sono tutti canali. Naturalmente c'è un canale immissario che si trova a Milano Marittima, da cui entra l'acqua di mare che poi tramite i vari giri diventerà sale. E quindi che cosa il famoso sale dolce che adesso poi che ne è buonissimo. Che buonissimo. Io lo consiglio
consiglio a tutte le casalinghe, io lo uso spesso ed è buonissimo, perché non rovina il sapore delle pietanze, ma lo esalta. Beh, bravissima signora, una vero, grande giusto. Pubblicità. È vero. Signora, senta, voglio dire, ma cosa andremo a vedere con questa? Riusciamo a vedere anche delle specie animali che nidificano da queste parti? Naturalmente, in Salina ci sono molte centinaia di specie animali e anche vegetali, naturalmente ci sono moltissimi uccelli. Molti volatili, signora, ci sono. Lei è esperta di volatili? Non vedo, ma quindi ho detto che non esito. Va bene, comunque andiamo avanti. Va bene. Battuta non tanto bella, ma è così, purtroppo. Adesso in realtà, sono vedova. Ecco, signora, poi 13 anni e più. Signora, adesso lungo la gita c'è anche un ponte da superare, tra poco, e bisogna avere il casco. Lei ha il casco, signora? No, però sono stata dalla parrucchiera, non vorrei rovinare i miei bei ricciolotti, ecco, insomma. Va bene, ci vediamo tra poco. A tra poco. Oh, io le ho finite, le ho lampate, però. Buonissimo, l'angolpasto era proprio fine del mondo. Altro di pasto, Jeffy, cosa abbiamo? Abbiamo le polpette di pesce e patate. Polpette, pesce e patate. La cosa mi dice? Cosa mi dice Silvano di queste polpette? Sono squisite, adesso sta zitto! Sono buonissime! Buonissime. Silvano, ma lei si ricorda di me? Io venivo spesso da ragazza d'estate qui a Miramare. Mi ricordo di lei. Lei era famosa che faceva le no! Sì, nunca. Mi ricordo, era gli anni 80, c'era la fila Cesena, Cesenatica, tutto in fila per lei. Ma no, si sbaglia. Silvano, a tavola abbiamo detto di fare silenzio. Era molto famosa, la chiamavano quella delle No, adesso dico tutto, adesso sta zitto, no, adesso lo dico. Ma sì, era meglio che stava zitto, Silvano, scusi. Era famosa proprio per quello. Va bene, andiamo avanti. È vero. Ma sì, era vero, ora vero. Bene, Daniele, possiamo fare bird watching. Ci dice così, vero? Vado, ecco. Signora, aspetti, la faccio scendere. Bravo, dammi una manina. Ecco. Venga. Aspetta. Ecco qua. Bene. Là, sulla torretta, bisogna sulla torretta. Vieni con me. Daniele, bisogna salire qua le scale. Vieni. Vai avanti vado tu, fammi strada. Vado io. Ecco. Vengo, ti seguo. Ecco la torretta d'avvistamento, signora. Guardi che bello da qua, dominiamo tutte le saline, guardi. I padroni del mondo. Adesso fammi vedere due uccelli, qualcosa. Allora qui possiamo fare bird watching, cos'è che vuole? Può vedere tutti gli uccelli che vuole, signora. Pesa. Tira, ecco qua, vede, ci sono i cavalieri d'Italia, laggiù si vedono perfettamente il cavaliere d'Italia, guardi signora. Il cavaliere d'Italia? È il cavaliere d'Italia, si vede perfettamente. Chi è quello con il riporto? Il coso, quello di Arco. Quello di Arco? Il cavaliere d'Italia, ma no, non è quello di Arco, le dico tutti gli uccelli che possiamo vedere qua. Poi c'è la Gazzetta, il Corriere Piccolo. Sì, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino, ci sono tutti. No, aspetti, guardi bene, ecco il gabbiano reale, bello. Il gabbiano comune c'era giù in fondo, si vedono tutti, bellissimi, guarda. Nel sale dolce e garbiano. Mamma mia, c'è una tormenta, ci porta via oggi. Allora, guarda che roba, bellissimo. E poi ci sono i trampolieri, signor, guardi bene che laggiù sono i trampolieri. Ci si tuffa dei trampolieri, no? E soprattutto in alcuni periodi si possono anche vedere i fenicotteri rosa, signora, che arrivano. Ma come i fenicotteri rosa con la mia pasta? Dove sono? Non li voglio vedere. Guardi bene, i fenicotteri rosa, guarda. Belli, di zia rosa, della cicca, dove siete? Eccolo. È bellissimo, un po' freddo, dai, adesso andiamo a continuare il giro qui nelle fantastiche saline di Cervia, venite. Chilometri di canali, andiamo signora. Polpette finite, disintegrate. Erano buonissime. Ma scusa, io volevo chiedere, Jeff, scusi, ci vuoi dire finalmente che cosa ti sei fatto? Scusami, perché. Veramente? Cos'è successo? No. La faccia tutta. Ma no, niente, una piccola allergia che dà un po' di brufoli, un abbassamento della voce. E ogni tanto si chiude l'occhio. Non è niente di grave. Sono malattie adolescenziali, insomma. Poi va via, vengono e vanno i brufoli, la voce, l'occhio, va. I brufoli vengono anche per far e lei lo sa bene, lo sa. Basta, non è altro.
Sta zitto! Chi ce l'ha? Cioè, scusi, no, volevo dire... Lei è bipolare, se lo lascio... Adesso sta zitto! No, adesso basta! Allora, abbiamo finalmente i tagliolini alla gallinella, questi qua sono. Sì, alla gallinella. Qualche pesce sarebbe la gallinella? La gallinella, detta anche il pesce dell'Inter. E quale sarebbe? Perché? La mazzola, no? La mazzola. La gallinella è detta anche la mazzola. Ho capito. È buona. Mi ricordo, sarà stato l'85, l'87, sono venuti in spiazza... Rivera e Mazzola, due pezzi di stronzo tutti e due, che guarda, mi sei rivoltato tutta la spiazza alla fine, gli ho dato due cazzi di c***o, l'ho sbattuto fuori, ti do io il dribbling, io ho fatto un dribbling di c***o che vedi ancora, se lo ricordi, adesso sto zitto, no, non bisognava parlare durante il pasto, mangi, stia zitto, mangiamo la gallinella, pesce fresco, freschissimo, con l'occhio bombato, vivo! Bene, vedo che siamo in compagnia del professor Marinco. Sì, Felice, mi chiami Felice. Ah, Felice Marinco, giustamente, esperto nutrizionista che oggi ci parlerà di pesce... azzurro. Siamo qui, professore, professore? Sì. Siamo qui, più in qua, guardi la telecamera, in camera, no, non è... a sinistra, ecco, dritto, fermo così, perfetto, guardi in camera. Ci dica, il pesce? Pesce azzurro e in particolare dello sgombro. Sembra un pesce povero, cosiddetto povero, ma che povero non è. Professore, ci parli dello sgombro. Allora, sgombro, lacerto o maccarello, è cosiddetto pesce povero, che però tanto povero non è, perché ha eccellenti qualità nutrizionali, che diremo poi in seguito. Intanto era molto interessante sapere che si nutre di tantissimi pesci, meduse, ma anche altri pesci come crostacei, come zooplancton, e vive fino a 200 metri di profondità e raggiunge una lunghezza fino di 50 centimetri. È un po' troppo, mi sembra, professore, quello. 50 centimetri. Sarà un po' di meno, da, sarà. Da 25... un po' di 25, meno. Fermo così. No, dove era prima? Da 25 a 50. Okay. No, un po' di meno. Vabbè, ok, abbiamo capito. Comunque, professore, senta, ci parli delle qualità nutrizionali del pesce azzurro. Grande presenza di grassi omega 3 che aumentano il colesterolo buono e abbassano il colesterolo cattivo. Quindi presenza poi di proteine, vitamine e sali minerali come il fosforo, per esempio, come il calcio, il selenio e tanti altri. Come può essere mangiato lo sgombro? Ma in tanti modi, può essere mangiato in salsa verde, con le olive, squisito con un primo piatto, con le chitarrini, sgombro e ceci, per esempio. Benissimo, professore, grazie della sua consulenza, la salutiamo, professor Marinco. Mi raccomando, io consiglio sempre pesce azzurro almeno due volte a settimana, è un consiglio estendibile a tutta la popolazione, 2-8 volte a settimana. 2-8 o 4, professore? Due volte a settimana minimo. È chiaro, va bene, ci sembra giusto. O anche quattro, se volete. Bene, saluti professor Marinco. Felice, mi chiami Felice. Felice Marinco, saluti. Arrivederci. Allora, signora, tramite un sistema di chiuse, l'acqua entra ad ottobre. Ma chi è? No, ad ottobre. Chi la chiude quest'acqua? Ci sono gli operatori della salina. Ah, pensavo ci fosse un rubinetto, che ne so. No, tramite chiuse come quella laggiù, vede? Ah, si aprono delle paratie e si chiudono delle paratie. Si aprono in questo periodo che siamo aprile-maggio, entrano l'acqua, le acque del mare Adriatico, certo. Viene depositata nelle vasche centrali, nel cuore della salina, e poi a ottobre la fanno defluire verso il canale emissario.
itinerario e ritorna. Ed esce al porto di Cervia. Oh, siamo, signora, questo cancello finalmente ci fa entrare in salina. Nella Camillone. Nella Camillone. Si chiama Salina Camillone. Entriamo. Prego, vai avanti. Prima io. Prima i ragazzi, grazie, poi le anziane. Signora, ecco. Prego, prego, venga, chiuda il cancello, ecco, signora. Il cancello, via. Venga, venga, venga. Guardi chi ci aspetta qui, guardi. Chi ci aspetta qui? Abbiamo qui con noi Letizia. Buongiorno, ben buongiorno, arrivati. Grazie, grazie. Camillone. Abbiamo fatto una bella passeggiata. Sì, vieni qua, vieni qua, vieni pure qua Letizia. Eccola qua tra di noi. Eccoci qua. Allora, qui siamo nell'antica salina, che è di epoca pre-romana, quindi una salina molto antica. E qui siamo nella salina dove ancora avviene la raccolta manuale. Cosa significa? Significa che si raccoglie in maniera multipla, ovvero da metà luglio in poi tutte le settimane si raccoglie almeno un paio di volte a settimana. Sono gli ex salinari che ancora a titolo dimostrativo fanno vedere, ed educativo naturalmente, fanno vedere come avveniva la raccolta pre-1959. Benissimo, andiamo a conoscere perché un... Dal 1959 hanno introdotto la raccolta meccanica, giustamente. Però io penso che quella manuale sia la più bella, poi il sale secondo me è meglio, vero? Sì, ed è anche una riserva slow food. Slow food, quindi mangia piano, ecco. Andiamo mangia chi, lento, slow chi è, food. Chi è il salinaro che dobbiamo andare a conoscere adesso? Allora, c'è un nostro amico che sta lavorando qui, adesso lo andiamo ad incontrare. Andiamo a vedere. Perfetto, andiamo, andiamo. Sono curiosa di slow, vedere. Ma molto slow però, signora. Molto slow. Andiamo slow. Sì, anche perché sta camminando, i piedi un po' mi si sono gonfiati. Ecco. Quindi andiamo slow, slow. Slow. Ecco. Bene. È la volta delle seppie coi piselli, signora. Ci rimetta il berretto, che è più bello. La ringrazio moltissimo. Prego, prego. Le seppie, signora, buonissime, coi piselli. Le seppie coi piselli, buone anche queste, assaggiamo subito. Silvano, che mi dice di queste seppie? Silvano, dica un po'. Le seppie coi piselli mi ricorda sarà stata il 91-92. Mm. Mi arriva un'informazione che arrivano in spiazza le gemelle Kessler. Belle. Due famose soubrette degli anni 60-70, due mica da ridere. E insomma arrivano in spiaggia due mostri vecchie brutte come la fame, con le bagnate, le sedie a rotelle, insomma tutta la spiaggia mi sono voltata. Sta zitto, no adesso mi sto zitto, per fortuna che non si parlava capra. Due brutte vecchie, lardose, schifose, che non finivano più, guarda. Ma non è vero, e insomma ho perso un sacco di clienti per colpa di quei due sgorbi. Ma le chiese ultimamente le abbiamo viste, se la sbagliate. Sono ancora due belle donne. Ultimamente sono delle signore rovine. Sono belle ancora. Veramente, la portano benissimo gli animali. Mangi stia zitto. Quello stronzone scuola. Ma zitto, stia zitto. Ma zitto, mangi. Quelle croccone schifose. Zitto! Signora, andiamo a vedere. C'è qua un signore già pronto. Oh, bene, bene. Prego, buongiorno. Buongiorno. Io ti toglio anche quando. Buongiorno. Buongiorno. Vieni, vieni pure qua, vieni qui con noi, ecco. Qui in mezzo a noi, vieni qui tranquillo. Con noi. Come si chiama questo signore? Zambon Gianluca. Gianluca, ecco, Gianluca è, lavora, insomma, è Gianluca che produce questo sale, lei che insomma ci regala questo bellissimo sale dolce. Come cresce il sale? Come si matura il sale? Ah, con il sole e il vento, l'evaporazione. E oggi c'è un gran bel vento, quindi si può cominciare bene la raccolta di questo fantastico sale di Cervia, dolce. E cosa fai tu esattamente? Spiegaci un pochettino cosa abbiamo qua, delle vasche, vedo come funziona. Ogni vasca ha un'evaporazione diversa e le ultime centrali sono quelle dove si produce il sale. Ecco. Adesso sta facendo la manutenzione, ti ha sugli asini nuovi, così. Ho capito. Perché quindi... ancora non si comincia, adesso noi siamo in primavera, no. Si comincia più in estate a raccoglierlo, tra giusto? Tra un mesetto. Quindi tutti questi canali praticamente dovete fare girare l'acqua finché non arrivi nelle due vasche centrali, giusto? Nelle vasche centrali sono queste qui adesso sommerse, che devono stare sommerse fino all'ultimo momento e finché dopo vanno pulite anche quelle per mandare le sale. Bellissimo! Stupendo! Ma quanto è bello sto confessionale! È bellissimo! Confessa! Come ti chiami? Massimo! Da dove vieni? Da Pesaro! Senti, quante volte a settimana mangi il pesce? Ma un paio di volte! Ed estate quando il pesce azzurro è aperto quante volte? Ma diciamo ogni weekend! Ogni weekend! E con tua moglie o senza? Con mia moglie senza, anche se senza, anche con un'altra, no? No,
Da dove venite? Da Città di Castello. E quanti siete? E tre. Bene. Le Alici vengono al bambino dal Paese delle Meraviglie o dal Mar Adriatico? Le Alici. Dal Mar Adriatico. Bravissimo. Buongiorno, come si chiama? Piatto preferito del pesce azzurro. Grazie, grazie. Grazie. Adesso c'è la grigliata azzurra, cioè, questo c'è sempre, ogni menù pranzo e cena c'è grande sempre classico, la mangio... grigliata azzurra, buonissima. È squisita. È buona, veramente, veramente. È un paradiso in terra. Fantastico, lo scottadito poi, sono buonissima. Buonissima. Allora Silvano, scusi, no, la sua spiaggia... Non sta zitte, allora discorso. Silvano, la sua spiaggia è proprio qui davanti a Pesce Azzurro, giusto? Sì, stiamo proprio qui davanti. Oh, bene. Dal 1975. Bene. Si chiama Bagno Silvano, un pezzo di spiaggia che arriva da qua là. Ah, qui davanti uno esce dal Pesce Azzurro e va a fare il bagno. Ma c'è, cosa c'è? E non sbagliate, che vicino c'ho i bagni e Marisa. Quella stronza grassona che non finisce più, guarda. Ma lei c'ha i servizi? Io non ce l'ho neanche uno di servizio. Ma lei c'ha, per esempio, i solari? Non ce l'ho. Lei c'ha la sala lettura? Non ce l'ho. Il ballo liscio? Cioè, non ce l'ho. I giornali ce li ha? Non ce l'ho. Lo spazio per fare i pesi? C'è solo questa bella signora che fa le ma lei ci sbaglia. Ho soltanto quei servizi, la Marisa è piena di servizi, quella vacca che non finisce più, e la affogherei tutte le mattine che la vedo. Adesso sto zitto, no, che non sto zitto. La affogherei in acqua, me la pensi? I bagni Marisa non sono andati mai, che fa schifo. Sì, allora. Ma sono tutte queste parolacce che qua la gente si lamenta. Ma chi è questo? Come chi è? Come mi vede, detto, sono un po'. Quanto tutta sta roba che mangiate. È molto buona. Allora adesso venga un po' con me. E qua ci sono le gemelle Kessler, che adesso ci parla lei. Ah, questa ha fatto la spia con la stronzona della Marisa. Adesso vado lì in mezzo a così. Va bene, noi finiamo la grigliata. Mangio io i suoi. Sarà meglio, tanto buona sta grigliata. Prendi. Prendi, che tanto ormai Silvano mi sa che rimane là, allora, nei suoi bagni. Ecco, prendi. Vuoi Jeffrey? Prendi. Così si interno interi, così si mangiano. Sì, sì, buoni veramente. Signora, questa è la montagna del sale, guardi che bello, signora, siamo in piena montagna del sale. In alta montagna, sulla marmolada. Ma qui si abbronza. Senta anche, che bello. Ti riflette, come la neve, che tra bello. Questa è una montagna di sale, sai che il sale è preziosissimo, in epoca romana era preziosissimo. Era come una moneta, era come una moneta di scambio, il sale era come l'euro adesso. E l'oro bianco, il salario deriva da sale, cioè è un'usanza di pagare l'antico esercito romano, venivano pagati i militari col sale, e se lo metteva sulle ferite in battaglia? No, perché serviva per conservare i cibi, serviva per salare, ma certo. Per conservare, no, era un'ora. Soprattutto perché non c'erano i frigoriferi quella volta, non c'era niente. Ma anche molte, il salame, da cosa viene? Da sale. La sale, salsiccia. Da sale. Salso maggiore. Salso maggiore con le terme? Certo. È perché ci sarà l'acqua salata. La salaria. La salaria, la via Il Salento, signora. Il Salento. Ma quante cose. Tutto quello... Simsalabim, sì. Silvan, è fantastico, guardi ecco, qui guardi abbiamo, cosa abbiamo il nostro mago, il mago del sale, il presidente qui della riserva, ecco, delle saline. Io mi metto qua, mi passo qua il microfono, ecco, il presidente vale. Giuseppe si chiama, Giuseppe Pomicetti, signora. No, Pomicetti, che cognome un po' equivoco, Pomicetti. Cosa c'è, cosa pensa, signora? Cosa arrivano i carabinieri a prendere a Pomicetti perché... no, non è niente. Allora, presidente, siamo qui per chiedere perché si chiama sale integrale? Perché? Perché il nostro sale è un sale che non viene mai lavorato, nel senso che quando noi lo raccogliamo non lo frantumiamo, ma lo dividiamo solo grosso e medio fine attraverso una vagliatura. Non lo asciughiamo con dei forni, ma lo facciamo soltanto centrifugare per togliergli l'acqua in eccesso. Non gli mettiamo antiaggreganti e non lo sbianchiamo con degli agenti chimici, quindi è tal quale la natura lo crea, sole e vento. Beh, bene, l'altra domanda. È integrale. È integrale. Ma perché si chiama dolce a questo punto?
perché noi facciamo tre giri concentrici attraverso le nostre acque, passano tre volte in bacini diversi e lì si lasciano tutti quei cloruri che hanno quel sapore cattivo amaro, che vanno a cambiare anche il gusto delle pietanze. In questa maniera le pietanze potranno soltanto assorbire il dolce del nostro sale, quindi un gusto salato ma non violento. Quindi un cloruro di sodio puro quasi al 100%? Quasi al 99%. E mancano i cloruri amari, signora. Quali sono i cloruri amari? Quali sono, per dire? Lucano, Jägermeister, no, il cloruro amaro, il cloruro di magnesio, non so, quelli, cloruri, sì, potassio. L'amaro, l'amaro del capo, il Bairro, non lo so, l'amaro, ecco. Allora, signora, la lascio con il presidente Pomicetti. Pomicetti, penso che cognome, Pomicetti, ma da dove arriva sto cognome Pomicetti? Dalla Romagna, ma è un cognome inventato perché mio nonno era un trovatello. Ma penso Pomicetti, mica Dio t'allevi, Pomicetti l'hanno chiamato. Mi vede che il nonno era birichino, mi sa. Mi sa, nonno birichino. Va bene. Va bene, lascio col presidente, io ho dato un attimo di qua. Sì, ci vediamo. Le fa vedere un pochettino la montagna. Ma qui fate anche una funivia per arrivare giù? Perché le piste sono dall'altra parte. Ah, bellissimo, bellissimo. Bellissimo qua, questo posto è stupendo. Adesso facciamo qualche... Posso sedermi, signore? Mi siedo anch'io di qua, vi abbiamo accerchiato. Buongiorno a lei. Allora, siamo qui al Pesce Azzurro di Rimini e abbiamo incontrato queste due belle coppie, te chiediamo subito, facciamo una bella intervista. Certo. Lei come si chiama? Io mi chiamo Maria Pia. Maria Pia, io Rosa Della Cecca, sono vedova Filippetti. Io mi chiamo Orietta Pedotti, ma mi chiamo tutti Orietta Pilotti, perché dico che tengo dei gran piloti. Lei, signora, come si chiama? Io mi chiamo Loredana. Loredana, che bel nome, Loredana. Ma voi venite... È molto particolare. Voi venite spesso qui al Pesce Azzurro di Rimini? Allora, noi veniamo tutte le settimane almeno una volta e a volte anche più, perché ci stiamo tanto bene, paghiamo poco e mangiamo bene. È la verità. E io devo mettermi a casa a pulire il pesce, cuocerlo e qui con pochi soldi ce l'ho buono, fresco e saporito. E chi glielo fa fare? Ha ragione, mi sembra la cosa migliore. Ah, belle donne, allora venite tutte al Pesce Azzurro di Rimini. Non dovete comprare il pesce, non lo dovete capare, non lo dovete cucinare, non lo dovete mangiare a strafogoni perché poi dopo dovete lavare i piatti. Brava, quindi niente. È meglio così, giusto Loredana? Giustissimo. Quanto sono contento, guarda, c'è l'aria bimbi tutta libera. Adesso mi metto qui e mangio, vedrai. Quanto sono contento, vedi? Posso mangiare e guardare la televisione. Vedi? Mangio e guardo la televisione. Aspetta, mangio. Però se mangio non c'è nessun c***o. Allora guardo la televisione. Oppure mangio. Se mangio e guardo la televisione però... Ah, mangio così. Ecco, mangio così, mangio. Così guardo la televisione e mangio. Eccoci qua. Il trenino del 1959, direttamente guidato fino a qui, sono arrivato dalla Salina Grande fino ad arrivare alla grande montagna di sale e queste sono le garitte. Fermo, alto là, dove va lei? Signora, cosa ci fa la garitta? Io faccio la guardiana, perché nessuno deve venire a rubare il sale dolce di Serbia. Poi io sono la rosa tra le rose qua della Salina. Signora, la lascio qua. Lo sai che una volta c'erano i finanzieri sardi che... Bella barsa sta garitta, perché io sono una bella dragona, sono bella alta. E allora è così, bello. Lei faccia la guardia, signora Rosa. Va bene. Ci vediamo, io vado a prendermi un po' di sale integrale e dolce. Mettilo un po' in zucca tu, sale. Grazie, signora. Arrivederci. La saluto, rimanga qua allora. Arrivederci, saluto a tutti gli spettatori. È stato un piacere accogliervi qui a Cervia, nella fantastica Salina. Guarda che roba bella, le rose, i monti di sale, è tutto bello qua. Oh, si mangia sempre bene qua al Pesce Azzurro. Se sentire, mi dai una moretta per favore? La moretta pronta, digeriamo su. Digeriamo e facciamo pronta. Proprio il pranzo perfetto. Pronto la moretta, eccola qua per la signora Rosa. Bella.
È una moretta questa, è la bevanda di Gesù. Sì. La vuole? Sì, rosa, sono io. Un caffettino? Un caffè d'orzo? Un caffè d'orzo, un orzo vorrà. È Rosabella, sono io Rosabella. Namaro? Dagli una moretta, su. Una moretta? Le diamo una moretta anche a lui, va bene? Una moretta. Una moretta. Bella moretta? Senti, metti sul sopradito, almeno non posso tirare su. È la moretta dei pescatori questa. Cosa ha detto? L'ha mandata anche il paese. Questo l'ho capita, signora. Fa beva sta moretta, va là. La moretta. Moretta, pronta. È pronta. Oh. Senta un po' se le piace. Che bella miraglio che abbiamo. Ha visto, signora? Ha ancorato al porto? Bene, andiamo a berla sulla barca. Ma sì, arrivederci. Ciao, Daniele. Venite, signori. Buona giornata. Il prossimo. Signora, grandissima puntata. Bella, è stata una bellissima puntata, divertente e divulgativa, bella. Ha mangiato tutto quanto bene? Tutto buono, tutto molto buono. Allora. Che bello, ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao belli, ciao.